Sì, dai, un allenamento infrasettimanale dove il nostro obiettivo era quello di cercare a livello mentale di rientrare in un, tra virgolette, in un clima campionato, perché la sosta di Pasqua è domenica la sosta per la partita con la Nocerina, quindi dobbiamo cercare un attimino di tenere la tensione ancora per questi 10-15 giorni e non è facile, e appunto per questo stiamo cercando di organizzare qualche amichevole di livello, no? Lo Spari Parte era una buona squadra, quindi di categoria inferiore, ma voglio dire una squadra che ci ha tenuto impegnato, e al di là del risultato credo, insomma, che la squadra abbia risposto a quelle che erano le mie aspettative, ecco. Ma sai, abbiamo ancora Cane che è ancora fermo da qualche settimana, e sicuramente sarà un'impresa ardua recuperarlo per l'ultima giornata. E poi il resto credo siano tutti a disposizione, tranne il lungo degenerato Romeo, che ancora è impegnato nella rieducazione dopo l'operazione. E quindi siamo tutti disponibili per giocarci questa ultima gara in casa, sperando in un risultato diverso rispetto alle ultime, ecco. Sì, sai, anche questo c'è sempre una medaglia delle due facce, no? Perché diciamo che sfondi una porta aperta quando parli con me di giovani, perché io sono, tra virgolette, un amante di questi ragazzi, soprattutto quelli di qualità, e che hanno anche grosse qualità morali, oltre che tecniche. Non credo sia la partita ideale per far esordire un manipolo di ragazzi in queste condizioni, nel senso che corri sempre il rischio magari di fare, tra virgolette, una figuraccia e di bruciare qualche ragazzo che secondo me c'ha un buon futuro, no? Quindi è sempre da tenere in considerazione di qualcuno di riuscire a farlo esordire in una intelaiatura che indubbiamente che ha fatto, diciamo, quasi tutto il campionato, ecco.